un protocollo d'intesa che mette a frutto il lavoro di questi anni e quindi guarda da una parte alle vie di collegamento strategiche importanti per lo sviluppo di entrambe le regioni, e parlo delle infrastrutture viarie in particolare e ferroviarie, guardandosi alla statale 45 dove noi avvieremo con risorse certe nazionali e regionali quasi 50 milioni di euro l'ammodernamento della statale 45 nella parte ovviamente emiliana e in particolare l'altro grande obiettivo del raddoppio della ferrovia della Pontremolese che ovviamente si collega con tutto il sistema logistico già attivo oggi della nostra regione, sia sui porti di Genova che quello di La Spezia. Molto anche questi interventi importanti su cui faremo squadra comune per raggiungere appunto anche lo stanziamento di risorse che completeranno alcuni interventi che sono in atto. Poi guardando le politiche ambientali parliamo di acqua e in questo caso di rilasci aggiuntivi dalla diga del Brugneto agli attuali previsti dal disciplinare per definire modalità e quantità che siano stabili nel tempo per i nostri agricoltori, per l'agroalimentare ovviamente piacentino e dall'altra parte, sentiti ovviamente i comuni, faremo un protocollo operativo per dare mutuo soccorso in caso solo di eventuali emergenze che possono accadere in Liguria di ospitare quindi i rifiuti per quantità limitate, periodi ovviamente eccezionali e solo in caso appunto di emergenze acclarate. Quindi un accordo direi strategico, ora passerà la palla a noi assessori di entrambe le regioni e con i nostri comuni andremo a definire, con gli enti coinvolti andremo a definire proprio i protocolli operativi.